Ciao amici, ciao amiche. Io ho creato un mio pensiero sull'esistenza, il senso dell'esistenza, lo scopo dell'esistenza. Come i pensieri che riguardano il senso dell'esistenza e lo scopo dell'esistenza sono, diciamo, rispettati e considerati religioni, io ho registrato come religione questo pensiero, proprio per proteggerlo. Non ho registrato questo pensiero per prendere le offerte o per manipolare le persone, assolutamente. Io l'ho registrato nel vero spirito di quello che dovrebbe essere una religione, ossia un luogo dove si riflette, si insegna, si spiega più che altro un certo pensiero. Si spiega un pensiero. Quello che voglio dire è che noi siamo rimasti delusi, fortissimamente delusi da tutte le religioni. Siamo rimasti fortissimamente delusi da tutte le politiche. Siamo rimasti fortissimamente delusi dalle cose più importanti della nostra vita, il senso dell'esistenza e come organizzare a livello pratico le nostre vite. Religione e politica sono elementi essenziali per la vita di qualcuno. Ma quando la loro funzione istituzionale viene corrotta e deturpata e diventa uno strumento di controllo e di oppressione, è chiaro che queste cose qui non sono più per il bene delle persone. Sono per il bene e l'interesse del potere. È completamente differente. Anche io mi sento estremamente deluso dalle religioni e anche io mi sento estremamente deluso dalle politiche. Per questo, in base a questa delusione vera, concreta, che io condivido completamente con voi, vi dico, riprendiamoci ciò che è nostro. Queste profonde delusioni della politica e della religione ce le hanno create apposta, in modo che noi non fossimo mai più in grado di organizzarci istituzionalmente in una politica e in una religione. Non so se avete capito il concetto. Il sistema, il potere, non vuole che noi persone creiamo una vera politica, vera per il bene delle persone. Il sistema non vuole che noi persone creiamo un vero pensiero religioso fatto d'amore per il bene delle persone. Non vuole, non vuole. Per questo ci fanno odiare le politiche e ci fanno odiare le religioni. Capite la finezza di quello che ci fanno? Come ciò che dirige una società umana, ovviamente dovrebbe dirigere con scopi umanitari, per il bene delle persone, sono proprio la politica e la religione. Invece così trasformano la politica e la religione in uno strumento di controllo, in uno strumento di, come una specie di schiacciasassi, no? Che ci passa sopra, no? La politica, ma noi abbiamo bisogno della politica come abbiamo bisogno della medicina. Sì, la medicina ci delude perché dietro ci sono le case farmaceutiche, interessi di miliardi e miliardi di euro. Però a noi la medicina ci serve, certo, a noi ci servirebbe una medicina onesta, a noi ci servirebbe una politica onesta e a noi ci servirebbe una religione onesta, capite?
Queste sono istituzioni, sono istituzioni. Perché dobbiamo rinunciare a queste istituzioni? Perché così vuole il potere, perché se noi potessimo amministrare queste istituzioni, come la medicina, come la politica, come la religione, il nostro mondo diventerebbe di nuovo meraviglioso. Non indignatevi con le etichette, indignatevi coi contenuti.